la sento, signora. Non in questa casa. Ho accettato di ricevervi solo perché il signor Copperfield, amico di mio figlio, ha insistito molto. Non come amico di suo figlio, signora. Lo sta già rinnegando il suo adorato James. E lei ha il coraggio di difenderlo? Rosa, ti prego. Conosco i fatti da una lettera di James. E le assicuro che ne sono indignata quanto e più di lei. Allora, possiamo intenderci, signora, e salvare almeno la mia Emily dal disonore. Ma che dice? Quest'uomo è pazzo, James dovrebbe... Anche Emily ha lasciato una lettera, signora Steerforth. C'è scritto, a meno che lui non faccia di me sua moglie. E questo è possibile, vero? No. Perché no? E lo domanda. Signora Steerforth, lei vuol bene al suo unico figlio e certo pensava a un grande matrimonio. Io lo capisco. Ma se lui farà il suo dovere, io le prometto fin d'ora che noi rinunceremo perfino a vederla, la nostra Emily, fino a quando ci ritroveremo tutti uguali davanti a Dio. Quanta generosità. Mi domando se lei ha un cuore. Io? Ma non capisce. Anche se io potessi concepirlo e volessi ammetterlo, questo matrimonio non si farà mai. È James che non vuole e non vorrà mai. James non impazzisce mai del tutto. L'ha portata lontano, all'estero, senza dirmi dove, perché io non possa raggiungerlo. Non lo vedrò più finché non guarirà da questa follia. Se potessimo restituirvela per la ragazza e strapparvela dalle mani, non esiteremmo un istante. Non lo capite questo? Non posso fare niente. Ecco tutto. Se c'è qualche altro compenso. Signora Steerforth! Se lei vuole offrirmi del denaro per la disgrazia e la rovina della mia creatura, lei è peggio di suo figlio. E quale compenso mi offre lei per l'abisso aperto fra me e mio figlio? Lei si preoccupa soltanto del suo dolore e il mio. James è stato l'unico scopo della mia vita e adesso mi abbandona per un miserabile capriccio. Ma un giorno si libererà di lei, lo sento, verrà a chiedermi perdono. E lo stesso farà suo nipote con lei quando resterà sola. Fino a quel giorno, faccia come me. Aspetti. No. Io non aspetterò. Mi ritroverò anche in capo al mondo. Ora capisco perché James è malvagio. Credo che non abbiamo più niente da dirci. Buongiorno. Andiamo. Lo so che cosa ho fatto. È venuto forse a separare per sempre James e sua madre. Non lo so che sono tutte e due pazzi di caparbietà e di orgoglio. E di cattiveria, di egoismo. Certo! James ha un cuore falso, corrotto ed è un traditore. Ma che ci importa di costui e di suo nipote? E si permette pure di minacciare. La prego. No, ascolti! L'aspetto in strada, dove c'è aria pulita. Vorrei che quella ragazza morisse di fame in mezzo alla strada. Vorrei vederla marchiata in faccia, come me. Se mai potessi rinfacciarle la sua infamia, andrei in capo al mondo per farlo. Se mi bastasse tenderle una mano per salvarla da una morte atroce, non lo farei! Mi fa orrore. James si burlava di te. Tu non sai che significa amare. Se quello che la riduce così è amore, se il sentimento che ha accecato Emily e trasformato James in una canaglia è amore,
Io spero di non conoscerlo mai, l'amore. Io non amo James. Lo odio. Ed è pazza di gelosia, eh? Se ne vada. Oh, sì. E se dipende da me, mai più rimetterò piede in questa casa. Eccovi qua! Tutti al lavoro, eh? Come al solito. Tiffy! Il mio giornale. È sul suo tavolo, signor Jorkins, come al solito. Come al solito. Ci sono due istanze urgenti, signor Jorkins, le firma lei? Oh, no, 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 io ho molto da fare, ci penserà Spellon! Che diamine! Tiffy! Il mio tè ha provveduto ad ordinarlo? Alle 10 precise, signor Jorkins, come al solito. Come al solito. Il mio lavoro di tutti i giorni, arido, noioso, senza speranza. Unico vantaggio, mi dava il tempo di pensare. Pensavo a Daniel in cammino per il mondo e alla sua folle ricerca di Emily e di James. Li avrebbe mai trovati o sarebbe morto di crepacuore a un angolo di strada di un paese sconosciuto. Spesso, non so perché, rivedevo l'aquilone del signor Dick volare alto sulle brutture del mondo nel cielo della mia infanzia. Ma il pensiero di Dora era il mio rifugio e la mia consolazione. Più conoscevo le miserie, le meschinità, gli inganni, le cattiverie del mondo, e più brillante e più pura splendeva la sua stella. Avrei respinto con sprezzo e disdegno l'idea che Dora fosse semplicemente una creatura umana, come qualsiasi altra ragazza. Buongiorno, signor Spellon. Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti. Venga, venga, Moston. Prego. To, il giovane Copperfield. Spero che stia bene. Non credo che la cosa la interessi. Ma se desidera saperlo, sì. Non capisco il suo tono, Copperfield. Il signor Moston è un mio amico. E inoltre sua sorella, l'impareggiabile signorina James... Forse è rimasta un po' di ruggine di vecchia data fra questo giovanotto e me, da parte sua, naturalmente. Ma speravo che gli anni lo avessero maturato. Ah, sì? Ma io l'avrei giurato che lei non sarebbe mai cambiato. Prego, prego, s'accomodi, signor Boston. Venga anche lei, Copperfield, eh? Buongiorno, Spellon. Non c'è bisogno di me, vero? No, Jorkins, per il momento no. Buongiorno. Grazie. S'accomodi, Morton. Lei mi accennava ad una ruggine di vecchia data, ma dei tempi in cui il nostro giovane Copperfield era appena un ragazzo, no?
se posso essere utile per chiarire le cose. No, io scherzavo. E anche lei, vero, caro Copperfield? Del resto, se le cose non stessero così, mia sorella l'avrebbe già messa al corrente. Non le pare? Ah, certo. Il fatto è che due caratteri forti sono inevitabilmente portati a scontrarsi, qualunque siano le circostanze. E il nostro David qui può indubbiamente vantarsi di averlo, un carattere forte. In verità non ho avuto l'occasione di metterla alla prova. Comunque non posso che lodarmi di lui. Era proprio quello che io speravo di sentirle dire. Perché questo mutismo, Copperfield? Al posto suo proverei almeno il bisogno di ringraziare. Grazie, signor Spello. E grazie anche a lei, signor Mordstone. Ecco, così va bene. Anzi, farò così. Per darvi la possibilità di cancellare ogni eventuale residuo di quella vecchia ruggine, inviterò entrambi a Norwood per un weekend, non appena Dora sarà in grado di assolvere i suoi doveri di padroncina di casa. Ora è per qualche giorno qui a Londra, ospite della sua amica, Julia Mills, in Park Lane. Io ne sarò felicissimo. D'accordo, Copperfield? Oh, io non so come ringraziarla. Prego, prego. Buon lavoro, Copperfield. A presto. Confesso che non vedevo l'ora di incontrare di nuovo la sua incantevole. Tiffy, che c'è? Perché è qui quel Mordstone? Pratiche d'ufficio, immagino. Perché non lo chiede il signor Spellov? Soltanto per questo. Oh, io non sono uomo da pettegolezzi. E perché altro, Tiffy? Credo che abbia fatto un piano con l'aiuto della sorella, che si sia messa in mente di sposare Dora Spellov, sì. Sposare Dora? Quel verme? Ma se Dora ha 20 anni e lui ne ha almeno 50. Beh, che c'è di strano, io stesso a 51. Ma dove va? Ti invocherò, ti sognerò, ti bacerò. C'è il signor Copperfield con una gran fretta e un bel bouquet di fiori. Come l'avrà saputo che mi piacciono tanto i fiori? Ma via, non piangere adesso. Lo so che è qui per te. Tu non sentire, capito? Sì, ma che gli devo dire? Dora, per quanto riguarda me, non avere scrupoli. No, ma se tornasse tuo padre? Rischierò la vita in nome dell'amicizia. Fallo passare, Gladys. Giulia, no. Ma se muori dalla voglia di vederlo? Io? Dora. Il signor Copperfield. Non so come scusarmi. Non si scusi, ormai è qui. Dì a me. Gladys? Porta via questi. Ah, grazie. So che non sono per me, ma visto che Dora ha perso la lingua... Giulia! Ah, no, non del tutto, meno male. Mettiti a sedere, tesoro mio, altrimenti rimarremo a fare le belle statuine chissà fino a quando. No, io... Ma non mi dica che è piombato qui come un ciclone solo per portarci quei fiori. Siediti, Dora. E anche lei, David, sieda. Cosa
c'è, Dora? Sei depressa. E anche lei, David, è depresso. Per bocca mia, parla l'esperienza del passato. Non permettete a un meschino e convenzionale imbarazzo di turbare la gioia dell'incontro. Beh, prima di tutto dobbiamo dire che lei è veramente fortunato, David. Viene qui all'improvviso e non trova né mio padre né soprattutto Jeep. Jeep? Dove? non si preoccupi, gode ottima salute. Ma in questo momento è condotto a passeggio a Hyde Park. In secondo luogo... Ma insomma, volete decidervi ad aprir bocca, sì o no? Ho capito, dirigo io. Tocca a lei, David. So di essere sfacciato. Oh, terribilmente. Lascialo parlare. Bene, bene, se lo difendi. Io... Non so parlare di certe cose, poi le parole sono così stupide quando sentimento è profondo e sincero. Signorina Dora, io sono venuto a chiederle se è fidanzata. Coraggio, Dora. David ti ha fatto una domanda. Lo sei? Oh no? Sentito? Beh, immagino che questa sia la premessa. E il resto? Io... So che mi sto comportando in modo imperdonabile e anche un po' da pazzo, in verità, ma... Ma da quando l'ho conosciuta non ho fatto altro che sperare... Ecco. Mi dica soltanto sì o no. Perbacco, questo sì che si chiama bruciare le tappe. Non lo provi, Dora? Ma se lo provo, questo significa che... È proprio quello che spera David. E allora? Ti sta benissimo. No. Aspetta. Fingerai di restituirglielo alla prima lite. Ma questo significa che... Questo significa che 2 minuti fa non eri fidanzata e adesso invece lo sei. Per ora un po' di nascosto, ma lo sei. Io non mi sposerò mai senza il consenso di papà. A tempo e luogo glielo chiederai. Intanto non precipitate le cose, perché tuo padre aveva altri progetti su di te, credo. Bene, David, ho il vago sospetto che tu sia felice. Ormai saremo costretti a darci del tu tutti e tre, no? Dora. Bene. Col freddo distacco che si addice a chi ha rinunciato per sempre alle gioie del cuore. Jeep! 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 Forse fareste bene a servirci il tè, Gladys. Subito, signorina. Dammi retta. Silenzio per ora con suo padre. Ma...
E fatti voler bene da Jeep. O almeno impara a sopportarlo. Che tempo spensierato, svagato, felice e anche, sì, un po' sciocco. Non c'è periodo della mia vita che, a rievocarlo, mi faccia sorridere altrettanto e che susciti in me altrettanta tenerezza. A zia Betsy l'avrei detto a voce alla prima occasione, ma ad Agnese scrissi subito, annunciandole il mio fidanzamento. E lei mi rispose con una lettera affettuosissima. Tu mi supplichi di non considerare il tuo amore per Dora come un capriccio e mi assicuri che non ha nulla a che fare con le tue passioncelle da adolescente sulle quali scherzavamo insieme. Perché non dovrei crederti, Devi? Ti ho sempre detto che un giorno avresti amato veramente e spero che Dora ti renda felice come meriti. Nella sua comprensione, come sempre, trovavo calma e sicurezza. Non avrei mai potuto rinunciare alla sua amicizia e al suo affetto fraterno. Ah, dimenticavo. Ci fu una gran novità in quei giorni. Peggotty venne a riprendere il suo vecchio posto accanto a me. Non se la sentiva più di vivere da sola a Yarmouth. E Cam era sempre fuori, in mare. Casa sono io e se lei intende ficcare il naso nelle mie faccende si tolga dai piedi e stia attenta a quello che fa piuttosto, perché se la sorprendo ancora seminare trabocchetti per le scale gliele faccio ruzzolare io a testa in giù come si permette. Spero che mi rompa una gamba, capisci? Senti. Oh, in che razza di casa sei capitato, ragazzo mio? No, Peggotty, signorina Prue. Se non fossi legata da un contratto e soprattutto perché non troverebbe più da affittare, metterei subito alla porta un inquilino afflitto da un simile tipo di governante. Comunque, visto che lei ha tanta voglia di occuparsi anche di ciò che non la riguarda, d'ora in poi penserà lei a tutto, è chiaro? Io non muoverò più un dito per lei, signor Copperfield. Oh, è proprio quello che volevo. Che strega! Cerca di trattarla un po' meglio, Peggotty. Qui dobbiamo viverci e io poi non ci sto tanto male. Ma non dovremmo starci per sempre, no? Credo proprio di no. E spero anzi di andarmene presto. Ma allora? Ti sei fidanzato, David? Che dici? Che ti ha messo in mente un'idea simile? E com'è? Più carina di Agnese? Ma che c'entra Agnese? Su, fammi andare via, arriverò tardi in ufficio. Va bene, va bene. Chi ha detto niente? E quando è che andiamo a fare insieme quelle spese? Ma il giorno in cui rincasammo dopo aver fatto quelle spese, trovai un'altra novità, del tutto inattesa. Zia, zia cara, signor Dick, che bella sorpresa. Come state? Noi bene, ragazzo mio. Ma tu starai peggio quando saprai perché siamo arrivati. Che bellezza. Vedo che vi fermerete a lungo. Sì. Piuttosto a lungo, sì. Questa me la ricordo. L'ho vista accanto a tua madre nella mia unica visita a Blunderstone, il giorno in cui nascesti. Sì, zia. E Peggotty. Per amor del cielo, non chiamarla con quel nome da tribù africana. Non ne ha un altro? Mio marito si chiamava Barkis, signora. Sono vedova. Beh, è un nome umano. Fa meno l'effetto che abbiate bisogno di un missionario. Come state, Barkis? Siamo un po' più vecchi di una volta. Questo sì, ma non c'è nessun bisogno che me lo ricordiate. Zia, ma perché stai così scomoda? E anche lei, signor Dick, si segga. No, grazie, no, grazie. Per il momento preferisco stare seduta sulle mie proprietà. Ci ha messo mezz'ora con quel tè. Per prepararlo meglio. Non si disturbi a servirci.
Vuole un po' di burro? Un uovo fresco? Una fetta di lardo abbrustolita? Voglio solo che si tolga dai piedi. Che simpatica signora! Ha sempre voglia di scherzare! Se ne accorgerà nel futuro! Con permesso! Grazie. Grazie. L'hai fatta diventare un'altra, eh? Servile e opportunista come una cortigiana. Basta trattarla male. Grazie. Se non hanno più bisogno di me... No. Barkis, restate. Voi siete della famiglia. Grazie. Davy, perché ci siamo trasferiti a Londra e mi vedi qui seduta sulle mie proprietà? Ma... non lo so, zia. Perché questa roba è tutto quello che mi rimane. Perché sono rovinata, mio caro. No. Ma non è possibile. Invece, è proprio così, tesoro mio. Dick, diglielo tu. Beh, ma c'è anche l'affitto del villino a Dover e Janet se ne sta occupando. E poi, quando avrò finito il mio memoriale e lo venderò a un editore... Oh, non scherzi, signor Dick. Certo, Dick, ne ricaveremo un mucchio di soldi, ma fino a quel momento... Fino a quel momento posso contribuire io, se mi è permesso dirlo. Ma non vi è permesso farlo. Barkis, siete una gran brava ragazza. Allora... Allora niente. Prendete questa gabbia. Sì. Sì, signora. Ma su, stiamo facendo un dramma, senza ragione. Sono cose che succedono. Le avversità non ci devono spaventare. Potrei fabbricare aquiloni e venderli. Sì, sì, ci serviranno anche gli aquiloni. Quel babuino di là mi ha detto che su questa stessa scala affittano una camera ammobiliata. Servirà a te, Dick. No, io potrò benissimo arrangiarmi su questo divano. È così bello. Non dire sciocchezze, Dick. Barkis, volete informarvi meglio? Se la camera è libera, trattate senz'altro. Ma ci penso io. Oh, aspetta, adesso mi siedo più comoda. Non ti dispiace troppo questa invasione, Davy? Tu sei un giovanotto. Ma che dici? David è ormai fidanzato. Ah, già, è vero. Agnese me l'ha detto. Glielo hai scritto tu, no? Ma le ho anche scritto che a te volevo parlarne a voce. Sì, mi ha detto anche questo. E com'è questa Dora? Bellina, immagino, eh? Una cosina affascinante. Nessuno può farsene un'idea senza conoscerla. No, non è una sventatella. Una sventatella? Per amor del cielo, non volevo diminuirla ai tuoi occhi. E poi, se vi volete bene... Ci amiamo, zia cara. Ne sono sicuro. Se pensassi che Dora potesse mai amare un altro o cessare di amarmi... o che io potessi amare un'altra o cessare di amarla, non so che farei. Impazzirei, credo. Beh, se le cose stanno così... Che cosa vuoi fare, Dick? No, David ha detto una frase tanto bella. Vorrei annotarmela, se lui permette. Lascia stare, Dick. Devi ne dirà delle migliori, quando non sarà più cieco. Cieco? Ma perché, zia? Accecato dall'amore, volevo dire. Ecco. Credi che la nuova situazione non influirà sui tuoi progetti matrimoniali, ragazzo mio? Beh, mi dispiace di fartici riflettere. È vero che se Dora ti ama... Ma non è per Dora, ma suo padre. Lo sa del fidanzamento? Non ancora.
Oh, zia, io ti giuro che non avrei accettato da te mai altro aiuto. Ma perché? Non ho che te e Dick al mondo. No, avevi già fatto fin troppo per me. Ma dimmi, ma com'è successo? Affari sballati. Impiego imprudente del mio piccolo capitale. Ma allora è colpa del signor Wickfield? È lui che lo amministrava. Il mio amico Wickfield non c'entra. Ho voluto fare di testa mia. E ho sbagliato, ecco tutto. La camera c'è e l'ho avuto per pochi soldi. Bene, Barkis. Ora aiuteremo il signor Dick a sistemarsi, eh? Scusi, Barkis, vorrei ricordarle che alla signorina Trotwood deve essere servito un bicchiere di buon vino caldo prima di coricarsi. Oh, basterà la birra adesso, costa molto meno. Anche se dovrò chiedere l'elemosina in giro, tu avrai il tuo vino ogni sera. Oh, Dick, insegnerai a tutta Londra che cos'è la galanteria. Barkis, fateci strada. Andiamo a vedere se questa camera è degna di lui. Torniamo subito, Davy, eh? Sì, le prospettive diventavano più difficili per il mio matrimonio con Dora. Ma a costo di peggiorarle ancora non dovevo permettere che zia Betsy vivesse in quel modo, dopo quello che aveva fatto per me. Qualcosa potevo fare. Magnifica, proprio magnifica, signor Spenlow. Le sta a pennello. Vero? Beh, e lei non dice niente, Copperfield? Sì, sarà la toga più bella in tutti i tribunali. Bene, 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 bene. Fa pure Tiffy. A quanto pare il signor Copperfield ha urgenza di confidarmi qualche piccolo guaio. Prego. Si dunque? Si tratta di mia zia, signor Spellov. No. Cos'è? Una paralisi? No, sta benissimo. Di salute, intendo. Ma finanziariamente, insomma, non le è rimasto quasi nulla. Lei mi sbalordisce, Copperfield. Mi dispiace, ma non vedo come... La situazione è tanto cambiata che spetta a me ora fare qualche cosa per mia zia. Vorrei chiederle... magari sacrificando una parte della somma, di annullare il mio contratto. Annullare il contratto? Restituirle il denaro in deposito? È questo che lei chiede, signor Copperfield? Sì, signor Spello. E vorrei poterle dire fino in fondo quanto mi costi farlo. Perché? C'è qualche altra cosa sotto? Oh, no! Forse un giorno. Giorno? Niente, gliel'assicuro. Lei è spinto da un impulso generoso e altruistico, che io potrei anche apprezzare. Oh, signor Spello. Ma forse non ha riflettuto abbastanza. Il suo avvenire ha bisogno... Non ho alcun timore del mio avvenire. E vedrà che sarò ancora più degno della sua stima. Ma per il momento... Dolente, caro Copperfield, dolentissimo, non si usa annullare un contratto per ragioni etico-affettive, non è nella prassi professionale e costituirebbe un rischioso precedente. Tuttavia... Lei è molto buono, signor Spello. Tuttavia, le stavo dicendo, se io avessi la fortuna di non avere le mani legate, se il mio socio Jorkins non fosse così intransigente. Ma se lei volesse parlargliene? Io? Come se lo conoscessi. No, no, io non voglio dire niente contro di lui, Dio me ne guardi. Ma il signor Jorkins non è tipo da venire incontro ad una richiesta così eccezionale, irremovibile. Ecco che cos'è. Ma si sta facendo tardi. Lei non ha nulla in contrario a che gliene parli io. Affatto.
se crede che ne valga la pena. Un momento solo, la prego. È permesso? Chi è? Copperfield, il signor Yorkis. Posso entrare un momento? Avanti! Un momento. Scusi, signor Yorkis. Vorrei... Ne volevo chiedere... Lei ne ha già parlato al signor Spellov, immagino. Proprio adesso, e le assicuro. Ed è stato lui a mandarla da me? No, veramente sono io che ho insistito. E non le ha detto come la penso io? Sì, me l'ha detto, ma io spero. Mi rincresce, caro Copperfield. Non posso prendere in considerazione la sua richiesta. Ed ora, siccome ho molte pratiche da evadere... Signor Yorkis, io non insisterei se non fossi costretto dalle circostanze. E il signor Spellon personalmente non si oppone a... Ah, no? Beh, allora vuol dire che me ne parlerà lui direttamente. Lo prego di farlo subito. Un momento solo, eh. Signor Spellon! Allora? Grazie lo stesso, signor Yorkis. Prego. La porta! Sei tornato. Indovina chi c'è di là. Le dispiace sgombrarmi almeno un fornello? Avrei diritto anch'io a prepararmi qualche cosa da mangiare in casa mia. Era preoccupata, signorina Crewe. Cominciava a temere che non fosse del suo solito umore. Che felicità. Quando sei arrivata? Siedi, siedi, Agnese. E tuo padre? È a Londra anche lui. Verrà a prendermi più tardi. Vi fermerete molto? No, ripartiamo in giornata. Siamo qui solo per una breve visita agli Strong. Si sono trasferiti a Londra, sai? Ti rinnovo a voce i miei rallegramenti, Davy. Hai parlato con il padre di Dora? No, non di questo. Gli ho proposto di annullare il mio contratto e di restituirmi le 1000 sterline di zia Betsy che è in deposito. Scommetto che ha rifiutato. Infatti. Non sei stato giudizioso, ragazzo mio, ma ti sono grata per averlo tentato. E io ti ammiro per averlo fatto. David è il ragazzo più generoso del mondo. Non avrei dovuto nemmeno dirvelo. E perché? Ci hai detto sempre tutto. Vorresti cambiare il tuo carattere ora. David. Sì, sì. È vero che io ho escluso ogni responsabilità di suo padre dalla mia rovina finanziaria? Diglielo ad Agnese, perché lei è tormentata al pensiero che sia il contrario. Ma no, Agnese, è proprio così, te lo giuro. Mi togliete un gran peso dal cuore. Papà. Papà? Ora abitano con noi. Chi? Uriah Heep e sua madre, vero? Sì. Non sembra più la stessa casa dove eravamo così felici. Anche tu, Davy, no? E come? Ci torno sempre col pensiero. La torta è pronta, parto subito il tè. Ah, Barkis è efficiente come una nave ammiraglia. E che cuore! Lo sai, Agnese? Che ci ha offerto il suo denaro. A proposito, e non parliamo più della mia rovina finanziaria. Janet ha affittato il villino a Dover per 70 sterline all'anno e mi bastano. E poi ci sono le 85 della mia piccola rendita. Ah, quelle servono a te. Oh, ma io... È un discorso che abbiamo già fatto. Dave.
Dimmi, Agnese. Tu che orario fai in ufficio? In verità molto comodo. Vado alle 10 e alle 4 ho già finito, perché? Il professor Strong cerca un segretario, mi ha detto. Non credi che preferirebbe te a chiunque altro? Oh, grazie, Agnese. Spero proprio che sia così. Beh, anche se si tratterà di poco, sarà sempre qualcosa, no? Non vedo l'ora di parlargli. Ti lascerò l'indirizzo. Il mio caro amico Strong si divertiva tanto a chiacchierare con me. Parlava sempre lui, ma io ero contento lo stesso. Se lavorerò da lui, verrà a trovarci, signor Dick. Ah, sì! Oh, Agnese, sei davvero il mio buon angelo, come sempre. Scusate il ritardo. Metta pure qui sul tavolo, signorina Krupp, penso io a tutto. Posso esserle utile, signorina Trotwood? Barkis dice di no. Forse gli aquiloni non servono qui a Londra. Troppe case, troppa gente. E nessuno che guardi in alto. E poi il cielo non è mai libero, pulito. Non... No, non te la prendere, Dick. Non ci resteremo per sempre. Oh, beh, me, io sono contento lo stesso. Ci sono due signori. Ah, papà. Oh, mio caro Wilfie, carissimo. Ben trovato. Signor Wilfie. Che piacere. Amico mio, caro. Come stai? Sì. I miei umili omaggi. Come vede, Agnese, suo padre sta benissimo. Va bene così? Signor Dick. Ah, sì, grazie. Scusa, scusa. Uriah, mi dispiace, ma per lei non ci sono più sedie. Oh, non importa. Io sto benissimo anche in piedi. Oh, il mio divano! Faccio un altro po' di tè? Se è per noi, no. Vero, signor Wickfield? Dobbiamo ripartire subito e la carrozza aspetta. Lasci che decida mio padre. Ma noi siamo già d'accordo. Papà? Uriah ha ragione, bambina mia. Dobbiamo fare ancora molta strada e... Ma vuole smetterla di agitarsi così? È lì che si contorce come... Un'anguilla. Ecco, e se è un'anguilla, signore, si comporti da anguilla. E se è un uomo, controlli le sue membra e soprattutto la sua lingua. Signorina Trotwood, io mi rendo conto del suo nervosismo. Ma che sta dicendo? Sta impicciandosi di cose che non riguardano. Io? Ma se lo studio Wickfield e Hip ha fatto tanto per salvarle salvabile. Betsy. Betsy, forse sarebbe stato meglio. Oh, zitto, ti prego. Non voglio più sentirle parlare. Andiamo. Se no arriveremo troppo tardi. Sì, andiamo. A presto, spero. Bambina mia, chi capirà mai quello che vali? Modestamente, c'è chi l'ha sempre capito. Arrivederla, signor Dick. No, no, io vi accompagno alla carrozza. Speravo tanto di starmene un po' insieme col mio vecchio amico Wickfield. Anch'io, Dick. E perché non viene a trovarci a Canterbury? E ora possiamo viaggiare pochino. Venga, signor Wickfield. Sì. Arrivederci, Betsy. Arrivederci. Tornate presto a Londra. Sempre a sua disposizione. Non ha più fretta di andarsene?
Dammi un po' di tè, ho freddo. Grazie. Non ce n'è un'altra come la signorina Agnese. Che peccato che il nostro David non... Zitta! Barkis. Barkis, e a me? Il tè? Magari leggerino. Subito, signor Dick. Grazie. Siamo un po' nervositi. Robert, c'è David Copperfield. David! Professore. Fatti vedere, ti sei fatto un vero uomo. Sì, sì, lo sei proprio, vero Annie? Gli ho fatto i miei complimenti appena gli ho aperto la porta. Come sta, professore? Io? Bene, vero Annie? Annie è sempre più giovane. Come vedi, qui facciamo una vita più tranquilla, senza il peso della scuola da tirare avanti. Insomma, il contrario di quanto avviene di solito quando dalla provincia ci si trasferisce in città. Robert, David ti ha scritto una lettera. Ah, sì! Sì, sì, naturalmente. Senti, ti dispiace se camminiamo un po' in su e in giù mentre parliamo? Si figuri. Caro David, la tua proposta è addirittura lusinghiera per me. Ma non credi che potresti trovare di meglio? Tu ti sei sempre fatto onore, sono certo che giungerai molto in alto. Un peccato che tu dedichi la primavera della vita a un'occupazione tanto modesta quanto quella che ti posso offrire io. Vede, professore, se non avessi già un lavoro da Spelnow a York per diventare procuratore, ecco, le sarò eternamente grato se mi prenderà come segretario. Dio, ma che te ne fai di 70 sterline all'anno? Ma possono risolvere molti problemi, Robert. Tu non ti sei mai reso conto del valore del denaro. Sì, può darsi. 70 sterline raddoppiano quasi il nostro reddito, professor Strong. Agnese gli avrà detto che mia zia... Sì, e ci è dispiaciuto molto. Allora, Robert. Chi l'avrebbe mai pensato? Non che lo stipendio sia rigidamente limitato alle 70 sterline, no, io ho già messo in bilancio una gratifica annuale. No, ma non per te personalmente, no, per chiunque avesse occupato il posto. No, professore, 70 sterline basta. Contraggo già con lei un debito di riconoscenza che non potrò mai ripagare. Ma David si impegna ad andarsene non appena troverà un posto migliore. È così, Robert. Giusto. Grazie. D'accordo, David? D'accordo. Fatti dare la sua parola, Robert. Agnese dice che David è una delle poche persone al mondo incapaci di dimostrarsi ingrate. A me te, tesoro mio. Allora, mi dai la tua parola, David? Spero che il mio lavoro riguardi il dizionario storico. Ah, hai proprio indovinato. Oh, e a buon punto, sai. Prima a Canterbury la scuola assorbiva troppo del mio tempo. No, troppo. Certo, se riuscirò a completarlo prima di morire... La gente comune non può apprezzare la gioia, l'orgoglio di sapere che un giorno migliaia di ragazzi sfoglieranno sui banchi il dizionario Strong. E certo, se ci riuscirò potrò dire veramente che la mia vita ha avuto uno scopo, un significato. Adesso con il tuo aiuto, caro Robert, io sono certo. Buongiorno. Ah, buongiorno. Professore? Sì. Come va oggi, cugina? Bene, grazie. Ti ricordi di David Copperfield Jack? È vero che allora, quando partisti per l'India, era appena un ragazzo? Sì, mi sembra di ricordare. Sentiamo.
Grazie. Jack non resisteva più al clima dell'India, allora è rimpatriato. Adesso un posto all'ufficio brevetti. Tanto per dire che faccio qualcosa. Non sono tornato a mani vuote, ben inteso. In verità mi annoio. Uno si guarda intorno e che vede? Gente affamata e malcontenta dappertutto. Anche qui a Londra. Se non avessi ritrovato l'affetto di una famiglia. Ho del caffè pronto. Per me no, grazie. Sono passato un momento per chiedere se a Danny farebbe piacere andare all'opera stasera. È l'ultima serata della stagione. E c'è una cantante che Annie dovrebbe davvero sentire. È proprio una delizia. E inoltre di una bruttezza affascinante. Annie, ci andrai naturalmente? No, grazie. Preferisco restare a casa. Come vuoi. Cercherò di non sciupare l'altro biglietto. Annie, ma perché non dovresti andare? Jack ha avuto un pensiero così gentile. Va bene, verrò. Grazie. Alle 7. Arrivederci. Per la colazione, domani domenica? Come sempre. Arrivederci. Arrivederci. Sono stato altre volte da queste parti. E qui all'angolo abita una famiglia che io conosco, gli Steerforth. Oh, sì. C'è una donna ancora giovane che cammina sempre su e giù in quel giardino, come un animale indomabile che trascina la propria catena per tutta la sua lunghezza. Avanti, indietro, sempre allo stesso modo, rodendosi il cuore. Amy, ma che dici? Oh, scusatemi. Prendiamo quel caffè. Vieni, David. Vieni. Illustre presidente, signori giudici, non indarno il filosofo afferma che l'animo umano, esulcerato dalla crudeltà e dall'ingiustizia, vostra grazia. David, a quest'ora? Sai, lavoro mattina e sera. Ti ho parlato del signor Dick Babley? Certo, certo. Come sta, signor Babley? Ma io la conosco. Veramente? Sì. Lei è una di quelle persone rare che si incontrano solo quando la vita vuol farci un regalo, come Betsy Trotwood. O David, o il professor Strong. Lei è molto gentile. Il signor Dick vuol dirti che gli sei simpatico. Hai capito, Tom? Grazie, grazie. Accomodatevi. Mi dispiace di non aver nulla da offrirvi. Per me. Che importa. Il fuoco si è spento. Ho ricevuto la tua lettera a proposito di quelle 1000 sterline. E non c'è niente da fare? Legalmente forse sì. Potresti intentare causa. Con speranze del resto molto ridotte di risolvere a tuo favore la vertenza. Ma c'è l'altro aspetto della questione. Ti inimicheresti per sempre il padre di Dora. Ti conviene? Se il matrimonio è già così difficile. No, non importa, è meglio lasciare le cose come stanno. Piuttosto, si tratta di un'idea un po' stramba. Dimmela. Oh, che bellezza! A me piacciono tanto le idee strambe. Tu hai avuto sempre una gran facilità nello scrivere. Mi ricordo i tuoi temi a Salem House, specialmente i dettati in classe. Ci mettevi la metà del tempo e non facevi mai un errore. E allora? Parecchi giornalisti importanti hanno cominciato la carriera facendosi conoscere come resocontisti parlamentari. Ci riuscirai, Davy. Diventerai ricco e famoso. Non scherzi, signor Dick. Io scherzare? Potrebbe essere un'ottima idea, Tommy, e comunque ti sono grato, ma le difficoltà. Dovresti intanto diventare un abilissimo stenografo e ci vogliono anni. Quanti?
Dai 3 ai 4, dicono. David ce la farà in 6 mesi. Magari. Beh, comunque domani stesso compro il miglior trattato di stenografia. Anche se si tratta di 3 o 4 anni. Dora è così giovane. E non credo del resto che il matrimonio possa venire prima di quell'epoca. Bravo, non ti sapevo così risoluto. È una novità anche per me. È vero che questo non sarà di nessun aiuto per zia Betsy. No! No! Non è possibile. Chi è che gli ha riattaccato il corpo alla testa? Al signor Dick appare spesso il fantasma di Re Carlo I decapitato. Quando scrivo il mio memoriale, me la vedo... Così, vedendo questo scheletro, ha creduto... Beh, insomma, hai capito, no? Sì, chiarissimo. Chiarissimo! Il fatto è... che io mi sento così inutile. Vede... se potessi fare qualche cosa, non so, suonare il tamburo in una banda o fabbricare giocattoli, guadagnerei un po' di soldi. E allora... Lei ha una bella calligrafia. Ah, splendida, Tommy, te l'assicuro io. Se le procurassi dei manoscritti da copiare, se la sentirebbe? E come? Il signor Dick teme la riapparizione di Re Carlo I, che lo costringerebbe a scrivere di lui come già gli capita col memoriale. Qui non si tratta di scrivere, ma di copiare. Il talento creativo del signor Dick non è impegnato affatto. Già. In ogni caso non vale la pena di provare. Proverò. Va bene. No, non dire nulla per ora, zia Betsy. Se non ci riuscissi... Certo, non glielo dirò. Non sappiamo come ringraziarti, Tommy. Questa è una serata memorabile. Ci hai regalato 2 idee che possono cambiare molte cose. Sciocchezze, io... Il boia! Sai di chi è? Di Micober. Deve aver mandato uno dei suoi figli. E perché tanto mistero? Ah, già, tu non sai che da un po' di tempo porta occhialoni scuri, eh? Si fa chiamare signor Mortimer. Il perché puoi facilmente intuirlo. Guai coi creditori. Stavolta parla di ultimo gradino dell'esistenza terrena, accenna all'eventualità di un suicidio. Però ci invita a cena per sabato prossimo. Verrai, no? Dipende. Non gli darai questa delusione. Ha la sua maniera, ti vuol bene. Dipende da come mi sentirò sabato. Giovedì Dora sarà a Londra, ospite di Julia Miller. E io devo dirle come stanno le cose dopo la rovina finanziaria di zia Betsy. Ma Dora ti ama, non supporrai... Devi, è troppo modesto, ecco il suo difetto. Ma un giorno lo capirà che se tutti gli vogliono bene è perché se lo merita. Qualcuno c'era che non mi voleva bene. Julia era stata così generosa da lasciarci soli, ma mi ci volle un bel po' di coraggio per affrontare l'argomento. Tesoro, potresti amare un mendicante? Ma come puoi farmi una domanda tanto sciocca? Amare un mendicante? E se io lo fossi? Non sei né storpio, né cieco, né mutilato. Non c'è bisogno di esserlo per soffrire la fame. Perché? Soffri la fame, tu? Beh, per essere poveri, insomma. Per vivere in mezzo agli stenti e ai sacrifici. Bel gusto. Bisognerebbe essere pazzi per vivere in tal modo. Ma se ci si è costretti? In attesa del meglio, naturalmente. David, non mi piacciono questi discorsi. Smettila, se no ti faccio mordere da Jeep. Dora, amore mio, sto tentando di dirti che sono rovinato. Posso contare solo su me stesso, cerca di capirmi.
Tu sei fidanzata con un povero e se ci sposeremo... Perché? Non vuoi più sposarmi? Ma certo che voglio, ma... Ma non voglio neppure sacrificarti. E se desideri essere sciolta dal mio impegno? No. Zitto. Non ti permetto di continuare. Mi vuoi bene lo stesso, Dora? Non tormentarmi. Sicuro che te ne voglio lo stesso. E allora non ho più paura di niente. Con te a fianco arriverò in capo al mondo. Ho il mio lavoro da segretario, come ti ho scritto, e studio stenografia per fare il resocontista parlamentare. Diventerò giornalista, oltre che procuratore. E poi... Oh, Dora, credimi. Anche se andasse tutto male, un tozzo di pane ben guadagnato è più saporito di qualsiasi... Oh, basta, Devi! Non posso più sopportarlo. Ma... Dora... Dora è preoccupata per Jeep, David. Jeep non mangia tozzi di pane, ma una cotoletta di montone ogni giorno. Giulia, non sono poi una bambina. È una bambina del tutto stupida, per di più. Ho capito. Sono entrata senza bussare. Quando avrete esaurito l'argomento... Ma no, scusami. Se tu sei la nostra unica amica, siamo perduti senza di te. E va bene. Topolino mio, io non volevo offenderti. Le sofferenze morali valgono l'esperienza di anni. E io vi parlerò schietto come se fossi una madre badessa. Tu, Dora, sei una figlia prediletta della natura. Un vero colibrì. Una creatura eterea, fatta di luce, di leggerezza, di gioia. Insomma, non ti ci vedo a sventolar fornelli o a rimboccarti le maniche per lavare biancheria sporca. Cioè, sono una buona a nulla. Ma tu non sarai obbligata a questo. Perché? Ci sono modi diversi di essere poveri. Oh, avete proprio il gusto di drammatizzare, voi. Prima di tutto potremo andare a vivere a Norwood con papà. Che c'è di strano? In attesa che le cose vadano meglio, come andranno certamente. Ma io non accetterei mai. Ma perché? Papà ne sarebbe felice. Io sono la sua unica figlia, no? Ma non si tratta di tuo padre. Io... No. Dora, stavi per dire qualche altra cosa. Sì. Credete proprio che io non possa cambiare? Almeno un poco. Che il colibrì non possa trasformarsi in una rondine che pensa al suo nido. Sì. Forse non diventerò mai una donna che vive in un mondo senza specchi. Ma lasciatemi tentare. Io ti voglio bene, David. Davvero. Beh, abbracciatevi, no? A questo punto. Intanto io ti regalerò un bel libro di cucina. Bene, e io chiederò alla signorina Malston di starle vicino per imparare tutto sull'economia domestica. E poi... Il signor Spello è venuto a riprendere la signorina Dora. Gli diciamo tutto, Devi. Tu sei pazza. Gladys, dall'altra porta, presto. Presto. Sul divano. Jeep, prendi Jeep. E mi raccomando, aria indifferente. Sentirete, sentirete. Ecco qui, un vero nettare, degno dell'occasione. Porgete il nappo, per favore. Wilkins, prima gli ospiti.
Mamma! Si è svegliato! Non ci disturbare, Mina. Prendilo in braccio e cullalo. Te l'ho insegnato, no? Ma David vuole il latte. Daglielo tu. Dai. David. Sì. Sorpreso, signor Copperfield? In omaggio all'antica amicizia abbiamo pensato bene di dare il suo nome all'ultima perla della nostra collana. Le dispiace? No, no, anzi. Meno male. Grazie. Bene, signori. Sono lieto di brindare con voi in un momento così decisivo e felice della nostra variopinta esistenza. No, un momento. Anzitutto, via questi occhiali, maschera di una nuova personalità sotto il falso nome di Mortimer. I motivi che mi hanno spinto a rifugiarmi nell'incognito presto non sussisteranno più, grazie a Dio. Rimane il dispiacere di doverci esiliare in provincia separandoci dai nostri unici ma incomparabili amici. Andate molto lontano, signor Micover. A Canterbury. A Canterbury. Sì, sì. Ah, e questo la sorprenderà anche di più, caro David. Sono stato assunto come segretario da una persona che lei ben conosce. Il signor Hip. Uria. Beh, i miei attuali rapporti con lui non mi permettono di alludervi con tanta confidenza, ma insomma si tratta proprio di Uria Hip e le sono grato di averci presentati alcuni anni fa. E da allora... No, non ci eravamo più rivisti, no, ma il caso ha voluto che egli notasse il mio memento. Rammentate la geniale idea di mia moglie. Inserzione economica sul giornale. Il balzo! Sì, il guanto di sfida col quale abbiamo dichiarato al mondo che il talento e le capacità del signor Micover non dovevano rimanere per sempre ignorate. Wilkins, un po' di rispetto. Sto parlando di tuo padre, sai. Grazie, anima mia. Fonte ispiratrice della mia vita. Mamma! Il bambino! Pensaci tu, Emina. Che stavamo dicendo? Sì. Ah, che avrei potuto fare senza di te? No, io non ti lascerò mai. Sì, chi può dubitarne? Te lo giuro, sì, sai. Sì, lo so, me l'hai giurato tante volte. Signor Micover, sì? Posso chiederle un favore? Un favore? Ma non c'è nulla che non farei per lei. A Canterbury, Agnese Wickfield e suo padre hanno molto bisogno di un amico sincero. Lo avranno. E grazie. Se le capita, sì? Dia un'occhiata alle pratiche che riguardano la zia di David. La signorina Trotwood ha perduto tutto in una serie di speculazioni sbagliate ed era lo studio Wickfield Hip che amministrava le sue sostanze. Ma Tommy, zia Betsy ha detto che... No. Potrebbe averlo detto per altre ragioni. Beh, comunque me ne occuperò col più vivo interessamento. Sì. Anche se in fin dei conti la signorina Trotwood ha migliorato le sue condizioni. Eh? Sì, si è innalzata al nostro livello di povertà. Oh, Micover, sei grande! Sì. Ma lo saremo sempre, poveri. No, la fase della ricchezza sta per scattare. È fatale, oserei dire. Meno male. Vai a dormire, Wilkins. Ma come faccio? Devo mettere qui il letto? Già, è vero. Fai silenzio allora. Beh, è proprio tardi e io domattina devo alzarmi alle 6 per essere alle 7:30 a Higgins dal professor Strong. Ho un'altra idea io circa l'avvenire di mio marito. Signor Traders, sì. Non potrebbe essere nominato giudice? O cancelliere? No, ma io... No, tu sei troppo modesto, te l'ho sempre detto. E allora, signor Traders? Beh, solo un magistrato può occupare quelle cariche. Beh, e mio marito non può divenirlo? Dopo 5 anni di studi giuridici, poi dovrebbe ottenere l'iscrizione all'albo e poi... Mi basta, tutto è chiaro, allora. E 5 anni di studi giuridici, per verità! Cara, non precoriamo i decreti del fato. Se sono destinato a portare la parrucca... Davvero, papà? Ti metti la parrucca! Cretino. E ti sloghi la mascella. In fondo sono preparato, no? E può anche darsi che la provvidenza mi abbia privato dei capelli con uno scopo ben preciso. Allora, signor Micover. Oh,
Oh, caro Tredel, io dimenticavo. Ecco, questa è un'obbligazione a saldo della somma da lei pagata per gli avalli ai miei effetti bancari. Sì, sì, controlli pure il totale. Non potevo partire, si intende, senza aver saldato il mio debito. Non ho messo la data. Ma quando lei ha bisogno di contanti, vero? Certo, certo, signor Micover, grazie tanto. No, per carità, mio dovere. Mamma! Il latte! Un minuto, che diamine! Non vedi che ci stiamo congedando dai nostri ospiti? Allora, caro Tredel, siamo d'accordo. Se lei ha bisogno di contanti, mette la... Dice tante delle cose. Grazie di essere intervenuti.